Ma no, aspetta, ancora è presto, creiamo un po' di... Allora, come fai te al genere? Io vorrei, no, perché io di solito volevo, insomma... Io vorrei raccontare un attimo la storia della mia vita. No, io volevo un parere del pubblico. Allora, era l'11 maggio 1968, quando una signora Enza, che è qua presente in pubblico e che ringrazio vivamente, decise, l'aveva deciso 9 mesi prima, giusto per creare un po' di atmosfera. No, vabbè, dai, andiamo avanti che siete stanchi, va bene. Dai, andiamo con la proclamazione della vincitrice. Risultati, c'è il tempo. Che concorrente giovanissima. È una giovanissima da aggiudicarsi la coroncina 2013 di Senigallia e Moda. Ha 16 anni. Ci raggiunge da Fano. È la numero 9, Camilla Barduagni. Camilla, a te la passerella. Wow. Eccola qua, Camilla. Belle tutte. Belle ma tutte, Camilla, bellissime naturalmente. Vieni. Prontissimi? Complimenti Camilla! Sentiamo apprezzamenti da parte del pubblico, adesso la sentiamo Camilla, la sua impressione. Intanto prima la coroniamo però, la coroncina da parte di Giacomo, che è espertissimo in materia perché già l'anno scorso aveva già incoronato. La fascia dall'altrettanto esperto assessore Gennaro Campanile, perché di solito molti si sbagliano, lo mettono al contrario, eccetera. È il bouquet di Mauro Fiori per la nostra vincitrice della selezione marchigiana della Bella e la Voce, Camilla Barduagni. Vai Camilla, un'altra sfilata, poi veniamo con l'intervista. Eccola qua, e ripeto, tutte le ragazze hanno il diritto di andare alla finale nazionale, in cui ci saranno veramente tantissimi registi importantissimi dalle RAI e avranno questa opportunità, una grandissima vetrina di far vedere le Marche, le bellezze delle Marche, non soltanto culturale e luoghi, ma anche le belle ragazze. Ci abbiamo tante belle ragazze nelle Marche, stasera ne abbiamo avuto veramente la dimostrazione. E allora Camilla, vieni qua, insomma questa è una gran bella soddisfazione. Sì, fantastico, non credevo. Sei un po' emozionata, raccontaci un po' di te, che cosa fai tu nella vita? Io studio al liceo classico e devo andare in prima liceo e pratico pallavolo da 5 anni. Mi piace fare shopping. Anche a me. A me piaceva. Una volta. Prima della crisi. Adesso magari andrai a conoscere meglio Saint Vincent. Ah certo. Io ti faccio tanti complimenti, veramente in bocca al lupo, grazie di essere stata con noi, grazie naturalmente a tutte le ragazze, a tutte le protagoniste e grazie. Diciamo, insomma, adesso abbiamo il momento finale di spettacolo perché c'è Letizia, insomma, che chiuderà la grandissima la